Round of Sick 2, episodio 47. Fra. 47. Ecco, il Lost Beginners, un nuovo progetto proprio frizzante e nuovo. Partiamo con la sigla e poi li presentiamo. Eccoli qua, Enrico Farnedi, Marco Bobby. Bobby. Lorena Bobby. E fa Bryce Boom Boom, la Motta. Ma perché la Motta? La Motta era il nome d'arte dei Goodfellas, fa Bryce Boom Boom, la Motta, il vecchio pugile Jack La Motta. Ma è per quello che sono i guanti. E perché ho un passato da pugile, tra l'altro. Ma davvero? Vabbè, dai, ne parliamo dopo. Ne parliamo adesso domani. Intanto vi presentiamo questi tre soggetti che sono stati con noi l'anno scorso. Sono tre grandi musicisti che hanno deciso di essere ancora insieme. No. Due anni fa, mi sa. Due anni fa? No, l'anno scorso. Era solo l'anno scorso? Sì, era l'anno scorso. Sicura? Se non sono sicura, ma forse due. Lo era cercherei. Era l'anno scorso? No, erano due. Uno, quasi due. Dai, un anno e mezzo fa eravamo qui col progetto, mi sa, di Enrico. Sì, bravissimo. E oggi invece presentano un nuovo progetto. Lost Beginners, giustamente i principianti del surf, quasi, no? Di quello che fa. Del twist. Perché del twist. La media di tutti e tre è 21 anni, 21 e mezzo, e giustamente. Io 19. Allora, grandi Regas. Noi siamo super contenti di avervi, grazie. Grazie di essere venuti qui dalla Romagna. Grazie a voi. E non c'è, secondo me, inizio migliore di un pezzo, fra. Assolutamente. Facciamo subito un pezzo. Un begin, una begin, allora, come dicono in Romagna. Cosa facciamo? Non so, capito. Io mi ricordo veramente. Qual è il pezzo? Damas y caballeros, el party begin. Beginners! Los Beginners! Los Beginners! Los Beginners! Ha perso le cuffie, Fabrizio. Si ha perse quattro volte oggi. Vabbè, mi sa che beginners non lo sono poi tanto. Allora, alla fine, se suonano così.
No, un pochino lo siamo, soprattutto per quel che riguarda, diciamo, l'aspetto questa formazione, con soprattutto con me al basso, perché è una cosa. Come mi ha detto l'altra sera un signore durante l'altro concerto, mi ha detto: hai un coraggio da leone a presentarti davanti. Avevo l'ukulele quella sera lì, però lui non sapeva che ho il coraggio da leone ad andare in giro anche con un basso e altri strumenti, diciamo, che non conosco la vergogna. No, però, un pochino le perché Enrico Farnedi ha multiveste, cantautore, sì. Ukulelista. Si può dire ukulista? Sì, sì. In verità nasce trombettista. Vedi, sono trombettato e mi ero scordato anche quello principale. Trombettista. Cantante, sì. arrangiatore, va bene, tributista. Attenzione, no, aspetta, ce n'è un'altra, guru della tromba, perché lui è stato il guru di Rock and Mill. Abbiamo avuto Lele Borghe settimana scorsa. Ah sì, grandissimo. Sì, sì, ti abbiamo, ma come, ti abbiamo anche salutato in diretta. Me lo sono perso. Allora, dovete sapere che Rock and Mill è questo... come si può dire, questa invenzione, questa idea di radunare? Sì, è un evento, un happening. Un app. Non lo voglio sapere. Disgregatore della lingua italiana. Sì, no, raduno, è un consesso di musicisti da tutti i luoghi dell'Italia e oltre. E non è un rave party. Non è un rave party, anzi è molto sano dal punto di vista alimentare. Le cose che vengono ingerite sono soprattutto acqua, e anche perché durante le prove di solito si è su un prato sotto il sole a luglio e non si riesce a bere altre cose o a drogarsi. E quest'anno che tu hai partecipato, cos'è che avete fatto? Io ho partecipato a Firenze, mi hanno coinvolto per la prima volta come guru, ovvero come, diciamo, coordinatore della sezione fiati insieme a Benny dei Goodfellas, col sax, lui col sax e con la tromba. Abbiamo suonato allo stadio di Firenze, eravamo circa 1500 musicisti, 1300. Ma dici di Courtney? Courtney l'ho vista passare, non so di più. Perché di più, la star, cioè la no, super Love. Ospite era Courtney Love. No, in verità il super ospite l'ha detto Lele, era Beppe Vessicchio. Era Peppiniello, no, sì, Peppiniello. Per il pubblico italiano era molto più super ospite Peppe Vessicchio che Courtney Love. Com'è coordina? Quante trombe eravate? No, alla fine i fiati eravamo una cosa ragionevole, poi i fiati, essendo strumenti che suonano anche nella banda, sono abituati anche a stare in gruppi ampi, sono i batteristi. Era una settantina, le batterie che erano 300, dovevano essere tipo 300 e per qualche disguido erano diventate 340, cioè gente si è infilata, erano parcheggiati in doppia fila, forse ve l'ha detto lei. C'erano quelli degli l'ultra del Firenze. Esatto. Beh, allora com'è suonare dentro uno stadio? È divertente, no? Soprattutto sul prato, cioè, in mezzo a tutta quella gente uno si immagina che ci sia solo, io personalmente che non ci avevo mai suonato, sapevo che questa cosa si faceva, immaginiamo che sul prato sarebbe stato un delirio incomprensibile, invece no, si capisce esattamente, è stato studiato un sistema di monitoraggio con le cuffie in maniera da far andare insieme tutta questa masnada di persone, però alla fine si sente bene e l'impatto di sentire 300 batteristi che picchiano allo stesso momento, il rullante, chitarristi, 150 da una parte che fanno una cosa, 150 dall'altra che ne fanno un'altra, tutti insieme, quelli bravi, poi ci sono i somari che non studiano e vanno in giro per il prato a farsi fare le foto, però quando si sente questi qui che sono tutti insieme, effettivamente è abbastanza emozionante, no? È un'esperienza da provare, io personalmente non me l'aspettavo una cosa così intensa, ecco. Bene. Ma siamo qui per un altro motivo. Esatto, siamo per un altro motivo, ma... A noi piace iniziare così. Esatto, ci piace anche sapere dei vostri... Insomma, la descrizione di Enrico l'abbiamo effettuata. No, c'è l'ultima cosa che non abbiamo bene inquadrato, possiamo far vedere davanti. Ah, giusto, scusa, fascia Oh Yeah. Dove? Così si vede? Una grandissima fascia. Sì, si vede. Oh Yeah, questa l'ha fatta il Presidente, che è una mia amica... Romina di San Mauro Pascoli mi ha fatto questi, mi fa questi oggetti. Beh, comunque le tracolle personalizzate sono fichissime. Sì, fichissime, davvero country. La sua idea era di scriverci Farnedi, però ho pensato, oh yeah, però Farnedi sarebbe stato più country. Approvo. Approvo. Vabbè, ma anche Oh Yeah va bene. Allora, passiamo in mezzo. No, passiamo a chi davanti a un fantastico regalo che ha portato oggi. Dovete sapere che. Non no, dovete sapere che Marco Bovi ha una cosa che magari molti di voi vorranno avere tra poco, è che è il CD dei Lost Beginners. Questo, sì. E quindi com'è successo, Marco? Visto che com'è? Racconta questa... Non lo so, ma è successo di avere in mano un disco? Cioè, lui diciamo che ha avuto un incidente e si è svegliato già col disco. C'era già. È inciampato sulla soglia di uno studio. No, abbiamo avuto questa idea di... Parole tue. Abbiamo avuto questa idea di suonare insieme, di fare un gruppo insieme,
Ma è molto, molto nuova in effetti. Sì, sì. No, fare pezzi in trio. Insomma. Ma nessuno aveva voluto vedere. Mai e poi hanno fatto un disco. E così abbiamo fatto, abbiamo scritto qualche brano. Sì, la cosa è nata un po' più da lontano, nel senso che noi suoniamo insieme nei Goodfellas da un sacco di anni. L'ultimo arrivato, diciamo, nella gregge dei Goodfellas è stato Marco, ma prima come, diciamo, collaboratore esterno, poi come membro ufficiale è nei Goodfellas dal 2002, circa 2001, per cui ci conosciamo veramente tanti anni. E abbiamo pensato, visto che stiamo bene insieme, ci troviamo, il giorno in cui è stata decisa questa cosa, proposta, eravamo in un ristorante sopra, vicino a Roncofreddo. Non avevo dubbi comunque. Eravamo a Roncofreddo, che è praticamente è il paese che ha dato, diciamo, l'ispirazione a Cevoli per il roncofritto. È un paese sopra il Cesenate, a mangiare una grigliata di castrato e cose così. Ma c'ero io? Sì, che c'eri anche te. Eravamo, diciamo, era il nostro festeggiamento di Natale. È venuta fuori questa idea, ma visto che stiamo così bene insieme, invece di far solo delle mangiate, facciamo anche della musica e un po' mettendo insieme le nostre teste, le nostre passioni, le nostre idee, giusto? Avresti voluto era dire questo, vero? Era quello che volevo dire. Ma non mi è uscito. Ragazzi, da casa mandate un po' di amore per Marco Bovi nei commenti. E, allora, intanto ci arrivano un po' di commenti. Mauro Buddy Caloni, ciao Buddy. Bella voi. E a quei tre, ecco, ciao, non si ciao. Può dire. Grandi, This is No Beginners, Richard Dawson, Mauro Ciancone, direi in pantofole nel salotto di casa. Musica, grande, esattamente, anch'io sono in pantofole. Emanuele Sigal, qui c'è uno spoiler subito, Bidubi. Dopo vedremo cosa significa. E vai, grande CD. Insomma, dai, un po' di amore è arrivato così nei primi minuti. Intanto vi chiediamo se volete condividere questa diretta. A noi farebbe molto piacere. Farebbe fa piacere anche ai Regaz. Certo. Questa trinacria di Romagna e Emilia, più o meno, direi. Giusto, perché abbiamo Super Bolognese Fabrice. Bolo West, tipo tra Ferrara e Bologna, ma sei mica di Cesena? Sì, esatto. Sì, per forza, scusa il cliché, ma sì, esatto. Okay. Sono cose risapute. E invece Fabrice? Presente. Non hai neanche un tamburo medio. Come no, c'è questo. Però ha una fantastica camicia che indica esattamente qual è diciamo, l'impronta determinante, il surf carattere determinante della camicia è quella di Mauro. Hai ragione. Serious, very serious and very rare. E vorrei dire questo, perché la novità di questa band è che la voice leader, il leader, il cantante, se così si può dire, è Fabrice, no? Yep. Sì. Come mai? Perché ci voleva uno sufficientemente stupidino per dire delle cose stupidine. E chi meglio di me poteva fare una cosa del genere? Ma guarda come è impostato, c'ha proprio la voce da speaker. Tipo Hotline. Hotline di quelle numeri 199. Sì, questa cosa di lui cantante, tra l'altro, appunto, sentirete il prossimo brano. Facciamo tra l'altro un brano dove lui è la voce solista. Sentirete che tipo di voce solista è. Però è una cosa nata in maniera assolutamente naturale tra le prove e il castrato e la sala di incisione. Siamo accorti che è strano tra le prove e il castrato. La cosa più intelligente su questi brani, cioè più efficace, più caratteristica, la stava facendo lui. Perché ho provato a cantare io, ho provato a cantare Marco, ma alla fine. Allora, qual è il brano? Scusate? Facciamo il brano quello dove parla di sabbia che scotta sui tuoi piedi, e c'è uno che si scotta. Ah, mi piace. No. E che tonalità? In che tonalità? Tra re, parte in lato. Ah, ok. Fai partire la base. No. Se non lo usi, via. È bellissimo da lontano. Ecco. Via. Così? Come viene? Ouch. Ouch.
Ouch! 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 Che somaro! Mi sono fatto anche molto male. Arrivano dei social nei commenti. I social sono sempre benvenuti. Esatto, Fabrice che canta. Buddy dice che è molesto, non so perché. Ouch. Ciao Buddy, ciao a tutti i regas che ci stanno seguendo. Loro sono i Lost Beginners. Questa, per chi si fosse collegato adesso, è a Round of Sick 2, una puntata che facciamo tutti i lunedì con degli ospiti, insomma, che ci ruotano un po' attorno, sia nel contesto amichevole, diciamo così, di amicizia, sia nel contesto musicale. E io volevo fare una domanda, siccome ero un po' stata un pochino dietro le quinte di questo disco, no? Fare un disco strumentale di musica surf adesso, no? A parte questa esigenza vostra così impellente che non si poteva fare altrimenti. E avevate proprio quell'esigenza dopo un po' scastrato. No? Che... dove lo proporrete? Perché comunque io di festival in Italia ne conosco pochissimi, no? Quindi... Mi si è creata crisi. Cioè, stanno chiedendo Farnedi interrogato. Nel senso, dove andate a suonare? Questa è questa, per chi vi vuol venire a vedere, allora, in quel senso era allora, la cosa. Ma l'idea è allora, a parte come sentite, Marco riesce a suonare anche senza il volume, per cui possiamo suonare anche in contesti molto, molto soft. No, l'idea più che il surf, che poi è stato quello a cui siamo un po' arrivati. Il twist, scusa. La nostra, sì, no, comunque ci sta. La nostra idea, appunto, inizialmente, addirittura nel nome avevamo pensato di metterci la parola twist. No, scusa, begin. Ecco, beginners viene da. Doveva essere beginners il nostro nome. Io avevo pensato, facciamo solo delle begin. Qualcosa ci abbiamo messo nel disco. L'idea era quella di fare una piccola orchestrina, nel nostro caso un trio che però fa le veci di un'orchestra. Infatti Marco, più che suonare il rock and roll, fa delle melodie con la chitarra, un po' come i vecchi chitarristi, Santo and Johnny, o sì, gli strumentisti degli anni 50 e 60. Noi ci siamo ispirati un po' a quel mondo, ci siamo immaginati di essere caduti nel 1962 con un aereo mentre stavamo passando da una festa magari in Florida, andavamo a suonare in una festa in Alaska, siamo cascati nei ghiacci come Capitan America nei fumetti, dal 62 siamo stati scongelati e siamo qua a suonare sempre con i nostri vestiti dell'epoca e suonare una musica per creare un ambiente, non necessariamente a un festival dedicato, sarebbe bellissimo arrivarci, ci stiamo anche lavorando in qualche modo, con un piede di porco in qualche modo ci arriveremo, entriamo, però anche l'idea di portare questa musica in contesti, in una sorta di sonorizzazione, non necessariamente un concerto. Non ci siamo immaginati, personalmente la mia fonte di ispirazione principale, sia come spirito, come stile, è il quartetto, che è un quartetto in realtà pianoforte, sassofono, contrabbasso e batteria, che suona durante Hollywood Party, il film di Blake Edwards, quello con un film con Bernie Namnam. Con Peter Sellers, è questa festa in questo The Party si chiama in inglese, in questa villa pazzesca super tecnologica dei primi anni 60, no forse fine anni 60 in quel caso, e c'è questo gruppo che durante tutto il film ogni tanto si intravede, suona, cioè la gente si fa un po' i fatti propri, un po' balla, un po' no, a un certo punto questi quattro sono scoppiatissimi a farsi una canna dentro uno stanzino minuscolo, cioè l'idea, a parte le canne che nessuno di noi se le fa, però l'idea era quella di replicare un po' questa, l'idea di una micro orchestrina. Adesso abbiamo scelto di fare canzoni nostre, ma domani potremo suonare Besame Mucho, potremmo suonare La Cucaraccia, potremmo suonare Il Volo del Calabrone. L'idea è quella lì. Besame Mucho. Vai, prova. Besame Mucho, vai. Il re. Re minore. Non era una richiesta la mia. Qual è la frase che diresti al posto di ouch? Buccio, buccio! Buccio, buccio! Comunque devo dire che questa non l'abbiamo provato. Marco Bobby super sexy con questo riverbero, la chitarra rossa, cioè...
Beh, direi che siete davvero in qualsiasi contesto. Ti sì. serve una camicia con i cactus, Marco. Tipo quei cactus. Ce l'abbiamo. Sì, e poi l'idea è l'idea anche di un gruppo, tutto sommato, se io mi posso, se mi comprerò mai un basso più leggero di questo, è un gruppo che si può portare avanti anche fino alla vecchiaia con questi brani. Però quindi non, non con questo basso. Io ho già finito. Io sono già arrivato alla fine. Mi sa che ho schiacciato qualcosa qui in questo microfono. Va benissimo, va benissimo. Ok, si sente lo sì, stesso. Sì, si è rotto. Adesso controlliamo. Bene, allora invece il disco dove lo possono trovare, Fabrice, per chi lo volesse? Al momento, a casa mia, uscirà su tutti i supporti, come si dice? Digitali. Molto... Digitali, digital ma anche support. Fisici. Okay. E anche fisici, 15 marzo. Ok. 2019. Sarà distribuito nei negozi, e il disco è edito da Allman Music, che è un'etichetta discografica che ci ha... supportato. Ci ha supportato, sopportato e anche sì, spalleggiato, no, fiancheggiato, come si dice, una cosa quasi illegale in questa operazione, e uscirà comunque sì anche in digitale su tutte... Bene, lo posso far vedere, Marco? Certo, certo. Siamo molto fieri dei colori. 10 euro. Allora, a me piacciono molto i colori perché comunque mi piacciono anche, ma mi piacciono io anche. Io ringrazierei come sono stati... anche Massimo Lupo Fortunato che ha fatto una bellissima grafica di copertina. Bella Max, grazie. E poi, non so, mi rende davvero l'idea anche un po' della simpatia, no? Con questo carattere scritto, no? Sì, il sì. carattere che ha non è... Sì, l'idea appunto era di fare un disco di... che fosse allegro, che fosse anche le nostre sì. facce dentro, le nostre facce fuori, anche fuori dal disco anche in questo momento. Cioè un disco spensierato, ecco, non un disco... Ma per chiudere il discorso sì. disco, chi scrive, come scrive, scrivete tutti in balotta, com'è la storia? In balotta. Facciamo rispondere a Marco Bovi. Dai Marco, parlaci un po', con la tua sensuale voce alla Fabrice. Le idee nascono da Fabrizio forse, vero? Dai Fabri, più da te, più da Fabrizio. Diceva... Direi che è un po' troppo, ma è molto carino da parte. Mi piacerebbe fare un pezzo di questo tipo, dai poi insieme ci siamo un po' adattati per scoppiastando qua e là forse no, diciamo siamo rimasti al di sotto del plagio, no? Sì. No, le idee sono partite un po' a seconda del brano, un po' da tutti, c'è qualcosa che è arrivato da Marco, qualcosa che è arrivato da me, qualcosa che è arrivato da Fabrice è stato diciamo quello che in gergo nei libri nell'editoria si chiama editor. Lui quando arrivava qualcosa che non funzionava era irremovibile. È vero. E aveva sempre ragione, magari perché sì, io e Marco suoniamo anche un sacco di cose diverse e magari perdevamo anche un po' il focus, esatto, l'idea di mantenere una coerenza stilistica, mentre quando arrivava Fabrice con delle remore, con degli appunti, era sempre giusti e soprattutto lui non si stancava mai di puntare sempre. I piedi. Io proponevo Enrico, è bello però detto così, faccio anche una gran bella figura. Sì, sì, bomber. Proponevo accordi, non so. Fabrizio dice no, così non va bene. Cioè, senti che brutto. Quel dito lì, mettilo più su. Poi a un certo punto ho fatto. E infatti lui è stato chiamato in una canzone The Drummer's Chinese Cat. Sei tu? No, questa è un'altra persona. Che questa è un'altra persona. È tra l'altro una bravissima ragazza, la sua, che... con altri effetti vocali rende la canzone. Sì, nel disco ci sono un dice, attenzione, su questo argomento risponde Jump Gerbella dicendo, ha sempre ragione, immagino, perché è dell'epoca. Bella Jump, hai ragione, certo. Cioè, lui c'era e ci sarà. Allora fateci sentire un po' di epoca, facciamo un altro pezzo. Esatto. Farei il brano, quello che si porta nel deserto. Thank you.
Bellissimo. Grande. Tuareg. Di solito date una leva del tremolo a, a Marco Bovi. E vi... Pensa che lui sarebbe voluto venire con una Telecaster. No! Poi si è accorto che mancava la leva. La leva. Sì, infatti, bellissima la leva. Raccontaci, parlaci un po' di questa chitarra. Volevo una chitarra rossa. No, ma fatela voi l'intervista. Dai, scherzo, no, scherzo. No, scusa, mi pare. Era un assist troppo da prendere. Vai, è servito bene. No, così, dai. La chitarra rossa, ho visto questa, ho detto, beh, la prende, bella. Beh, rossa. Ecco. No, mi piace questo gruppo perché ha capito che bisogna parlare poco, capito? Vedi, lui dice due cose, ha già individuato tutto quello che gli serve. Ma dateci, allora facciamo così, dai. Vabbè, la chitarra è molto bella, Marco. Scherzo, raga. No, però una roba che io avevo pensato di chiedervi era un po' di ascolti. Dateci un po' di ascolti su cosa avete per buttare su sto disco. Non penso che avete... ecco, cioè, non volevo mettervi in crisi. Cioè, oltre la chitarra con la leva, cosa, non so, consigliate, cosa avete sentito, un po' di spunti. Harry Mancini. Mm-hmm. Qualsiasi cosa di Harry Mancini per quel che riguarda la melodia, la costruzione dei brani. Ovviamente noi li suoniamo in tre, però lui solitamente aveva delle orchestre. Il film di cui parlavo prima, dico Mancini, ma bisognerebbe dire Mancini. Oh, wow. Però è il film di prima, The Party, Hollywood Party, è un film musicato da Harry Mancini, come quasi tutti i film di Black Edwards. E la musica, nel suo modo di concepire, noi suoniamo appunto con una formazione quasi da rock and roll, ma suoniamo delle melodie che potrebbero essere suonate da una grande orchestra come filosofia. E io ho detto Mancini, dire qualcuno tu? Io non ho più voglia, ripasso la palla a Marco. Dai, no, dai, un po' di quella roba un po' anni 60, tipo sì. Ventures o quelle robe un po' strumentali. Sì. Shadow. Qualcosa, anche. Ma anche qualcosa di più moderno come i Lost Three Jackets, che sono forse qualcosina, ci siamo un po' agganciati. Ma anche i Champs di Tequila o tutte quelle parti un po'... Ma Mast in scaletta ce l'avete Tequila, vero? No, perché ci manca una cosa fondamentale. Il sax. Vabbè, ma puoi fare la chitarra, no? Marco può fare tutto. Ma fatto oppure questa... potete cantare le famose versioni dei video, tipo Tequila ballava nudo davanti alla sua tribù. Da, anche cose volendo, anche in una misura più laterale, più obliqua, ci sono entrati un po' dentro anche cose più legate al soul, forse Booker T e DMG's, oppure il brano che andremo a fare, Exotica Kiss, tu a cosa lo accosteresti? Più a un certo rhythm and blues, più... Sì. Hai circa 40 minuti per rispondere. Anche ecco, un personaggio che ha folgorato Marco sulla via di Damasco è stato Ike Turner. Ah, è vero, però. Sì? Però sì. Ike Turner, bellissimo. Figata. Questo aveva la leva. Un giorno si presentò a te e ti diede una leva. Non mi ricordo, aveva la leva, sì. Boh, sai che non mi ricordo. Sono un paio di raccolte delle Ace nel periodo 59. Sì, sì. Tutto. Però prima di fare Exotica Kiss, sì, sì. Volevo dire questa bellissima cosa che magari non so chi l'ha fatto, però io mi ritrovo pochi dischi così. Hanno fatto questo CD, però c'è side A e side B, come un vinile. Ma deve uscire a venire anche? O l'avete fatto solo Che non è previsto. Non si sa. Non è previsto. Al momento non è previsto. Dai, diciamo la verità, se ne vendete uno sbanderno, esatto. Si fa anche vedere. Sì, sì. Facciamo solo uno per la Fra. No, di nuovo qui è colpa di Marco. Mia, perché è sempre colpa di Marco. No, merito, no, sei stato tu che hai insistito per la faccenda lato A e lato B. Sì, sì. Anche per ricordare proprio... un po', no, anche per la disposizione dei brani, no? Sì, per lui si è occupato lui della scaletta, ha fatto proprio tutta la scaletta, racconta. Sì. Ho fatto la scaletta e ho visto che infilare 14 brani uno dietro l'altro sarebbe stato difficile, dividendoli in due. Mettendo un titolo in mezzo. Veniva più comodo. Era bella la scaletta, insomma. Lui ha visto che era bella, l'ha fatta. Era bella. Sì, sì, ci siamo immaginati un disco da girare, in questo caso non fatelo perché non funziona. Ma no, esatto. E comunque fa la scaletta, a parte nel disco che ovviamente, ma anche dal vivo è una delle cose più complesse. Per me è complicatissimo, tutte le volte vado, tipo la Fra mi dice, no, fai quella, io penso 52.000 robe non mi va mai bene, perché penso, allora, le tonalità diverse oppure con un criterio, per così, no? I ritmi. Le velocità, la carica del pezzo, cosa dici, lo stile, no, lei mi fa, no, ma hai appena fatto uno, devi rimanere lì, e delle volte dico, però se andiamo via da quel pezzo lì, crea più distacco, no? È una roba complicatissima secondo me la scaletta e fa molto perché tutte queste cosine qui fanno sì che la percezione che il pubblico abbia del pezzo dopo cambi parecchio, no? Cioè sì. Se tu fai due pezzi nella stessa novità
perdi quell'opportunità di creare più sorpresa, no? Certo. Cioè il pezzo finisce in sol, il pezzo dopo parte in sol, non c'è nessuna novità, no? Invece potresti semplicemente cambiare brano, boom, creare più pacca. Io non so, chi è che fa le scalette di voi? Ah, per adesso nessuno, ha fatto lui questa. Ma era tutto quello che tu hai detto, era quello che voleva dire lui. Però lui l'ha detto in due parole. No, sono tutti infatti qui, qui ogni pezzo è, okay, è una tonalità diversa, non ce n'è uno, sono 14 brani in 14 tonalità diverse. Per chi non lo sapesse, le tonalità massime, cioè la parte maggiore e minore, sono 12. No, vabbè, no, no. Però non le... è tipo il clavicembalo ben temperato per chitarra elettrica. C'è la musica. Oh, quelle cose terribili che tu il pezzo dopo è un semitono sotto. Esatto. La cosa più, forse una delle cose peggiori in scaletta, se metti il pezzo dopo un semitono sotto. Dipende dall'effetto che vuoi ottenere. Stai già male. Se vuoi disorientare il pubblico, ci sei. Va bene. Facciamo un pezzo oltre a qua, che insomma dentro sono elencate anche tutte le strumentazioni che usano Enrico e Fabrice. Non vi dico quelle di Marco perché Marco suona solo roba usata. C'è scritto. No, ma c'è scritto così. Sì, è vero. Ci sono scritte anche degli special thanks, nel senso che ci sono anche degli ospiti, no? Sono dell'altra pagina, sì. È vero, è vero. Esatto. Qui. Vai, vediamo se li ricordano. Chi sono? Sono tre ragazzi. Chi allora sono? Abbiamo Charlie. Charlie Giancarlo Martini, ovvero Charlie Martino, che è il nostro sodale, compare nei Goodfellas, che ha suonato l'armonica in un brano. E ha fatto le fotografie. E ha fatto le fotografie. Ha immortalato la cosa più importante all'interno del disco. Vorremmo dire che sono a trenino dentro nelle fotografie. Questo è fondamentale. A trenino mi spaventa un po'. E l'avete fatte voi. Esatto. Ups. Oh. Poi c'è Francesca Pretolani, che si è occupata di dei miagoli nel brano del gatto del batterista cinese. E Purs cos'è? Purs è quando fare le fuse. Ah. Fai quelle cose lì. E quella è proprio una, va detto che è una sua idea, perché lei ha ascoltato un rough mix del brano, sentito, lo stavamo ascoltando in casa, io stavo aggiungendo un po' di organo farfisa, e lei, come ha sentito il brano, ha cominciato a miagolare. Cioè, lei ha sentito, qui ci sta bene un gatto. Ma era bellissimo. E aveva ragione. Farfisa e gatto, comunque, esatto. grande abbinamento. E potrebbe anche essere un grandissimo nome per un gatto. Gatto Farfisa. E poi Farfisa. C'è un'ultima. E poi c'è un'ultima che in realtà forse è l'ospite più importante, Manuel Sigal. Che è una... che prima salutava, scusate, sì, lei sì. Che ha fatto lo spoiler. Esatto. Saluta da Tel Aviv. Lei adesso è a Tel Aviv, vive lì. È una grandissima cantautrice, cantante, interprete con cui stiamo suonando io e Marco da un po' di tempo, e abbiamo scritto questa canzone che si chiamava Bidubi, che poi è diventata Peep Show. Ma... e ci siamo immaginati una voce femminile e lei ha dato un'interpretazione incredibile. Se la volete fare, posso farla io la parte. Grazie Paolo. Scusa. Sì, in realtà poi è un duetto Bidubi, perché è un duetto fra Emanuel e Fabrice. Però oggi, non lo facciamo. Se vuoi perché... farla, ti posso passare la parte. Però oggi, se volete fare la frase, secondo me si può prestare. No, abbiamo scelto di mantenere il mistero perché si può dire? No. Non si può dire? No, che mistero è? Ma c'è un mistero dietro questo brano che verrà svelato. È tutto un begin. Facciamo un altro pezzo beginners. Qual è la scaletta, dottore? È un brano, quello per limonare. Ah, è vero. Avevo già rimosso. Per limonare. Los beginners. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Wow. Questa è una delle mie preferite. Mood, bravo. Mood. Di chi l'ha scritto il tema? Mi sa che questa è tutta roba sua, quasi. Potrei siamo a Marco quello che dice. Potrei innamorarmi, stiamo calmi. Allora, non so se avete visto la faccia di Enrico Fernandini mentre suonava questo grasso basso. Sei proprio, cioè, super, super tipo... Sono ingrassato anche. Sì, di colpo, tantissimo. Ah, poi in cuffia ho un suono veramente grasso e mi diverto. Bene, molto bene. Fateci sapere come si sente a casa, intanto, se state guardando. Alessandro Lamborghini, che bei suoni. Ecco. Benissimo, con un cuore. Ciao Lambo. Bravo Lambo. Vabbè, se è di parte, allora ditelo. No. Non si vede Fabrice, alzate la videocamera prima. Come non si vede? Lo sto guardando anche troppo. Mi giro di qua, lo vedo. Sono everywhere, io per vado. Che, Jump consigliava, quando si parlava di gruppi, scriveva Venture, Shadows, Furfaris. Furfaris, yeah. Ecco, okay. Provami Champs se sei capace. Sei tipo una minaccia. Jump, grazie dei consigli. Claudio Zacchi manda un po' di faccette. Bella Claude. Niente, grandi Regaz, bello, il trio ci piace. C'è una cosa che però in questi gruppi succede spesso, che adesso che ci penso... Si sciolgono. Cioè... Iniziano e basta. È stato bello. Ciao, a Bologna succede spesso così. Ci sono i matched instrument, no? Match guitars. Ah, cioè, sì, infatti. Tipo le due chitarre dello stesso colore, identiche, lo stesso... Oppure una cosa fighissima potreste fare, visto che lui c'ha il basso rosso. Se il battipenna di Farnedoz diventasse rosso... È perfetto. Sì, sì. No, io pensavo che se il battipenna... Cioè, io ho la camicia rossa come la sua chitarra, lui potrebbe avere la camicia. Ma si spera che la camicia la cambierai ogni tanto. È già importante che abbia quella. No, vado dal carrozziere, la faccio laminare. La tengo così. Sei come i personaggi di fumetti, sono sempre uguali. Come Dylan Dog, sì. Perché Enrico sei un grande fan dei fumetti, te, no? Sì. Sei un fumetto. Aspiro a essere un fumetto, ancora non ce l'ho fatta. Perché io mi ricordo sta roba, mi era rimasta impressa, l'apprezzo molto. So che c'è una stanza di fumetti, no? No, cioè, ho una fracassata. Li ho sparsi un po' per casa, sì, forse in una stanza non ci starebbero. Ha fatto un pavimento, ha detto aspetta. No, poi in realtà ho imparato anche a lasciarli andare, sì. Come dei figli cresciuti. No, qualche anno fa ho fatto un po' una cernita, perché non bisogna rimanere attaccati a cose che non ho, cioè, le ho comprate magari 30 anni fa e non le ho più letti, basta, li ho regalati, un po' li ho venduti. Pensando magari qualcun altro si divertirà a leggerli, io verosimilmente non li leggerò più, anche perché ho visto che mi piace comprarne sempre di nuovi, e allora lascio spazio nella casa e nel cervello per cose nuove. Quanto conta la copertina nell'acquisto di un fumetto o di un disco? Partendo dal fumetto. Del fumetto conta parecchio, conta per, sì, come non quella di un disco. No, forse, allora dipende. Del fumetto conta di più, perché essendo un'opera grafica, la copertina dovrebbe rispecchiare in qualche modo l'interno più di quanto lo possa fare un disco, anche se ormai ci sono dei cliché, soprattutto se ci si muove in certi generi, anche un disco può raccontarti, una copertina può raccontarti molto del disco. Nel caso del fumetto, se c'è un disegno interessante, poi nel caso del fumetto spesso le copertine sono un po' tamarre, nel senso sono perfette per il fumetto ma non le appenderei in casa, per esempio, perché una copertina deve esserci spesso un po'... Parlo di fumetto di stampo popolare, ecco. Deve esserci un po' uno sguardo su quello che succederà all'interno del fumetto. Per cui se uno compra Tex e durante l'episodio Tex viene buttato in una fossa di serpenti, in copertina verosimilmente ci può essere una scena ovviamente disegnata con uno stile più... diciamo più curato rispetto all'interno, tutto a colori, tutto quanto, si vede quella scena lì, diciamo una scena d'impatto. Se io prendo un libro o guardo la copertina di un disco, non c'è questa cosa qui, cioè diciamo che è molto più sfumato il rapporto fra l'immagine e l'interno, però comunque anche nei dischi e nei libri la copertina può dare... cioè far scattare la molla della curiosità, ecco. Beh, diciamo che qui è fatta, perché voi siete in ombra. Esatto. E se uno vuole sapere che faccia abbiamo, deve aprirlo e poi dopo, ok, ne richiude. Sì, no, per aprirlo deve comprarlo prima, perché li abbiamo incelofanati tutti. Benissimo. Non si può. Chi è che ha comprato più dischi solo per la copertina o fumetti? Quanti ne hai comprati solo per la copertina ai tempi? Di dischi? Un bel po'. No, per la copertina no, io per le copertine
Non penso di avere comprato i dischi. Di copertine mi piaceva proprio, forse boh. Non so, a me l'idea della copertina è più raffigurata nella figurina. Cioè no? Cioè nel senso che mi piaceva l'idea che fosse già tutto insieme, non che dovessi aprire qualcosa perché aveva una bella copertina. La figurina è già una copertina. A parte le figurine da attaccare. Esatto, figurine da attaccare, quello. Ero una appassionata di compra di quello, non una copertina di un libro, una copertina. No, dico, di quando andavi nel negozio di CD, hai mai ce ne avrai comprate anche te di dischi perché la copertina era attraente o no? No. No? Non hai mai preso un disco che non conoscevi? Infanzia difficile. Solo perché la copertina era fichissima? No. Mille volte, poi ho sempre fatto caccare. No, non sono così. Però quando sono stata a Nashville, una sera abbiamo fatto... Tra l'altro adesso vi racconto questa. Una sera abbiamo aperto quelle valigette, no, che si comprano ai negozi dell'usato, e dalle copertine cercavamo di indovinare il disco. C'era un feticista di copertine che compra solo... Sai, lì costano $1-2 a volte, no? E abbiamo trovato un disco di Casadei, un singolo di Casadei. A Nashville, in questa valigetta di 45 giri. E la copertina era bellissima perché c'era questa donna in costume, in bianco e nero, in basso, no? Qui così, distesa lì sul bagnasciuga, e sopra di un colore, lo sfondo di un altro colore, la scritta, no? In giallo e nero, bellissimo. E questo ragazzo, 24enne, lui era patito di copertine di vinili. Magari sì, ovviamente stava su un settore, no, musicale che gli piaceva, però era proprio un feticista di copertine. Ma sicuramente i vinili poi si è 45, ma ancora di più i 33 davano la possibilità di, sì, veramente di mettere delle copertine è un'altra cosa, nel senso che in quelle dimensioni può essere veramente bello l'oggetto. Sì. Quadro, cioè, sì, 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 al muro. Cioè, no. Adesso dal CD, poi il CD per quanto durerà ancora non si sa, poco presumibilmente, è un oggetto un pochino più infelice da quel punto di vista lì, perché... Piccoletto. È piccolo, è un po' di plastica. Sì, invece le copertine... Io l'ho comprato qualche disco, poi guardando nell'usato qualche disco così a caso perché c'era un personaggio in copertina molto pittoresco, immaginandomi che magari non mi sarebbe piaciuto, però qualche copertina, ho comprato qualche disco di Les Baxter, che è questa orchestra di musica, era un direttore d'orchestra negli anni 50-60, faceva musica esotica, musica tipo un disco dedicato alla musica della giungla, un disco dedicato alla musica della Cina, tutte inventate da lui, e c'erano queste copertine spettacolari, molto... Sì, molto dell'epoca, però sì. Poi dopo il dentro, in quel caso era molto collegate le due cose. Se si va sul, magari sul rock contemporaneo, invece non trovi un'attinenza fra quello che c'è fuori e quello che c'è dentro. Va a periodi, i dischi degli anni 90 hanno delle copertine di un certo tipo, quelli degli anni... Beh, però capisci anche, no, l'ambiente, lo spazio, cioè, come si dice... Lo stile, gli anni, ma anche l'arte, no? Corrispondente. Io mi ricordo della mostra sui Pink Floyd, grazie, no, alle copertine dei dischi, pazzesco, c'era, capivi l'arte di quel periodo lì proprio, no? Quindi dipende da che dimensione sei, che livello sei. Quanto... è vero, no? Il disco, mi ricordo il disco di Jovanotti, quando noi abbiamo conosciuto Cattelan, il pittore, cioè lui aveva fatto la copertina di Jovanotti, quello era uno stile che segna, quella saponetta. Mossa. Che sembra un chewing gum, segna un periodo storico, no? Quindi che, insomma. Che per il Giove è veramente è abbastanza fuori dalle righe, perché io ricordo quando avevamo fatto una simulazione di Music Business, non mi ricordo, c'era da analizzare, avevamo analizzato copertine Jovanotti, e tipo nessuno aveva, erano veramente dei regas. Cioè, lui c'è sta roba che è cioè la cosa, c'è Jovanotti, primo piano, buona, non c'è altro, perché l'immagine è lui. Bon, beh, il pop italiano è un po' tutto così, ci guardate, raramente non c'è l'artista in copertina. Sì, è vero. No, ma non l'artista, cioè Face. Ah, sì, cioè, basta. Per tanti dischi di fila, fino a un certo punto, a parte il primo che c'era Jovanotti Go, non so se lo ricordate, che c'è lui che faceva... Era Johnny B. Goode, però Jovanotti. Sì. Però in questa non c'era la sua faccia. Questa quale? No, in questa non c'era, infatti è una delle poche che andava al di fuori di questo di cliché che lui si era creato. Giova, se ci ascolti sei benvenuto a venire, cioè quando va bene. Quando vuoi. Okay. Facciamo un altro pezzo. Vai. Avete preparato un altro pezzo? Cioè, li avete studiati poi i pezzi, è questo? Sì, sì. Adesso facciamo l'ultimo brano che abbiamo preparato, poi nel caso possiamo anche estrarre quello che vuoi. Cioè, ne avete fatti 14, ma ne ve ne ricordate 6 in pratica. No, 5. Non esageriamo. Scusate un momento, è arrivato un commento di Buddy che è bellissimo. Tipo?
per Enrico. Enrico ha comprato tutte le tutti i dischi di Fausto Papetti per le copertine. Per quello porta gli occhiali. Allora, chi se non sapete, dopo andate a cercare i dischi di Fausto Papetti, capirete. E pensate alle occhiaie di Enrico. Presente. Non ho capito questo commento, ragazzi, scusate. Fatemi un blues alla Stevie Ray Vaughan. Ma loro sono i Lost Beginners. Vai, prossimo pezzo. Il prossimo pezzo è un brano che vedrà ancora una volta la chitarra di Marco Bovi in primo piano. È un brano che dal titolo criptico The Bovi Bop. È il mio, uno di un altro dei miei preferiti. Perché c'è sempre Bovi in spada. This is The Bovi Bop. E dicono infatti da casa, mo che bravi questi qua. Yes. Massimo Lupo Fortunato. Ah, ma bella Max. Ciao Max. Beh, insomma, allora, vuol dire che arriva, che funziona. Allora loro sono i Lost Beginners qui a Run of Sick Duo. Potete trovare poi la loro pagina, ve la linkiamo qui nei commenti. E poi potete trovare anche i nostri podcast su iTunes, Spotify. Quindi potete sentire di nuovo la loro musica. E anche dall'anno scorso, poi lo faremo anche per quest'anno, tutte le puntate saranno messe, sono messe su YouTube. E abbiamo creato anche una playlist con tutti i brani degli artisti che sono venuti. Quindi se volete conoscere la musica, di musica ce n'è, quindi spargete questo verbo anche ai vostri amici, alle vostre persone. Yes. E dal 15 marzo, giusto che esce il disco, ci sarà anche un pezzo dello Beginners nella playlist scelto stagione da noi, 2 scelto da noi, stagione 2 Around Love Sick Duo. Tutto tranne il 2. Tutto tranne il 2. Allora il 2 finirà sarà in copertina. Però prima di chiudere tutto dobbiamo dire una cosa molto importante, dopo ricordiamocelo. Che la chitarra di Marco Bovi la leva. Che la chitarra di Marco Bovi fa pandan con la sua mutanda. Perché ha le mutande rosse, Marco? Sempre. E adesso comincia la vera particolarità dei Lost Beginners. The Marco Bovi striptease. Dai del gas che devo lavorare, Gem Cerbelle. Poi prossima tappa Montreux.
Montiano. Saluti bimbi. Ciao, no, avete un concerto? Avete qualche cosa, ah, sì, che volete dire? Abbiamo un concerto. Al momento abbiamo un concerto, ma stiamo lavorando su altre cose. Giustamente. Quindi non ci andate. No, stiamo lavorando su. Abbiamo deciso di non andarci. Ci siamo impegnati nel primo concerto. Non abbiamo un concerto, ma vogliamo fare una sorpresa ai nostri fan. Non ci presentiamo. No, e abbiamo un anteprima. Grande marchio di fabbrica. Un'anteprima. Andiamo a vedere quelli che non vengono. Cosa bellissimo. E l'os manco. Abbiamo un'anteprima sabato prossimo, il 2 marzo, a Cesena, che è un po' dove vivo io, dove abbiamo fatto le prove, dove sono nati quasi tutti i brani, in un locale storico di Cesena, che è il Magazzino Parallelo. E suoneremo lì, diciamo, i brani del disco, faremo un breve set con i brani del disco e forse qualche sorpresa. Quindi venite qualche tutti. Qualche sorpresa. Forse qualche brano che non c'è nel disco. Perché pensate un po', abbiamo anche scartato qualcosa. Produttivi, molto produttivi. Sì, sì. Quindi faranno sia le canzoni belle che quelle brutte. Che quelle... Allora, comunque di cene ne hanno fatte per creare questo disco, questo è poco ma sicuro. Ho mangiato molto, E quasi tutte le foto che trovate sulla pagina dei Lost Beginners traggono noi all'atto di prendere il caffè, solitamente nella cucina, sì, di casa mia. Infatti oggi cercavo un po' di foto sul vostro profilo su Facebook e non ce n'è una in cui ho detto ma questi qua suonano, no. No, perché durante le prove le sedute di anche di composizione eravamo talmente presi dalla musica che ci dimenticavamo la parte social e non facevamo foto, niente. Invece durante il pranzo solitamente ci concedevamo questo momento di socialità web. Di non socialità, in pratica, perché eravate tutti lì a farvi delle foto. Però mai pubblicate. Mai pubblicate. Sì, li ricordo come momenti molto belli della mia vita. Potrebbe il gruppo chiudersi anche adesso, ma arriverebbe un bel ricordo. È stato bello, raga, grazie. Vorrei che il gruppo continuasse a oltranza, però... Parlando di foto, intanto faccio vedere le vostre foto sulla pagina Facebook. Alla grande, intanto. Foto eccoli sempre qua. Di Charlie Martino. Giancarlo Martini. Basso, ma Marco, ma come mai erano su un palchetto gli altri, sì, in questa foto? No, ma Marco era seduto, esatto. Sì. In realtà è un nano. No, che cattivo. Non che ci sia niente di male. Non è vero. Prima abbiamo dovuto cambiare inquadratura perché non ci stava, era troppo alto. Vi abbiamo detto state seduti. Eccoli, guarda qui, ecco. Guarda che figo. E qui invece è tutto diverso, cioè sei molto più alto. È molto più abbronzato anche, devo dire, perché lì è dopo cena. Dopo cena è più scuro. Beh, insomma, se venite a vedere sembrate quelli della Jalappa. Beh, potrebbero starci, esatto. No? Insomma, come sigla di una trasmissione e poi loro che... Io ci ho pensato più volte di fare dei video commentando i brani che abbiamo registrato. Dovreste fare i video che commentate. Non ti basta parlare di te abbastanza. Allora se deve essere così... Dai, sto scherzando. Il programma si chiude qua, è stato bello. Abbiamo ucciso Marco Bovi, non possiamo uccidere. No, farebbe molto ridere, cioè tipo, sai la band che si ascolta i propri brani e dice li ha sbagliato lui, no, dovevamo fare così. Tipo quella serie di documentari classic rock albums, però cercando le magagne. Avete visto? Sono documentari bellissimi, no, di vari dischi storici della storia del rock. E ci sono 30 anni dopo, 40 anni dopo, in alcuni casi, i produttori, i musicisti che davanti al mixer aprono e chiudono le tracce di quello che ha registrato e commentano. Solo che di solito sono dischi della storia del rock e non dicono qui c'è una magia, invece noi potremmo farlo. Andare a cercare. C'è un podcast molto bello di Tyler Monco, credo si chiama Your Favorite Band Suck. Your Favorite Band Sucks. E praticamente prendete un sacco di band famosi che sono diventate anche famosi, ovviamente hanno i loro meriti per essere lì, però tipo prende tutte le fa delle ricerche molto approfondite per analizzare delle cose dove sono terribili, tipo, e quindi va a distruggere cliché, però è abbastanza interessante perché quando, non so, se ti appare ogni tanto sta cosa, dici vabbè, tanto facevano cagare lo stesso questi qua, ma poi ti appare la tua band, no, come? Allora vuoi sentire, vuoi ascoltare. Vabbè, prima o poi ci saranno questi commenti su Lost Beginners che si ascoltano il disco dei Lost Beginners. Va bene, scusate, parola alla Fra. No, dai. Reche Hanksleben, grande, e prossima tappa Montreux. Ok, questa roba. Ciao, Reche.
Wow. Allora, ragazzi, quanto manca? Come siamo messi? Siamo messi direi giusti. Siamo... Voi avete un altro pezzo per chiudere, no, eventualmente? No. Beh, allora, intanto che voi pensate... Dire una cosa importante prima di chiudere. Esatto. Tanto che pianista si ragiona. Dite qualcosa di importante. Vai, Marco. Tac, cattivo. No, la cosa importante è che... quello che siamo in realtà è anche essere i Goodfellas in parte, ed è molto, sì, importante, e quest'anno i Goodfellas non c'entra con questo, ma avendo parlato delle copertine dei book, secondo me è importante anche dire questa cosa. Oh yeah. I giusto. Goodfellas festeggeranno i 26 anni di attività, sono tanti, e ci sarà una bellissima festa al teatro e alla Taverna Verde di Forlì, sì, il giorno 13 aprile, insieme a Ray Gelato, wow, a Robby D e a Tania Misty. Misty. E quindi siete tutti invitati, perché 26 anni dei Goodfellas, che sono anche una parte nostra in realtà. Sì, sì, una fetta bella importante. Sarà sicuramente. Anzi, ufficialmente invitati in trasmissione. Non so dove. Ah, sì, io sarebbe molto bello. Dico, veniamo tutti e 28 Goodfellas. Ci vuole una videocamera super panoramica per farvi stare. Noi ci siamo anche domani mattina, va bene, alle 8? Io porto le paste. No, è importante, 26 anni di Goodfellas. Bellissimo. Ci stanno anche all'interno di questa cosa che. Tra l'altro. Ci tocca. Io vi ho scoperti da. Online all'inizio, perché non conoscevo nessuno di voi, e ascoltavo Gangster o Swing. Lei è un buon gustaio. Mi piaceva molto, c'era Ray Gelato in, sì, 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 il secondo disco dei Goodfellas, sì, con Ray Gelato. E poi c'era un pezzo che mi piaceva molto, come si chiama? Luce in fondo al, la luce in fondo al viale. Buio in fondo al viale. Buio in fondo al quello viale. Quello è il disco successivo, sì, mi sa. Sì. Salute si chiama. Salute, salute. Grande, grande, grande Goodfellas, oh, invitati, invitati. Organizziamo. Vent'anni fa quel disco. Topoloni, cioè, dice la Ele Bernardini. Lo sa. Allora, qual è l'ultimo pezzo? Non c'è in realtà, per cui rifacciamo il primo. Così bis. Sì, perché ci sta. Sto scherzando, dai. Sì, però sì, piuttosto che. Quello. No, ce ne sarà una. Carta canta, fatemi vedere cosa qui. Attenzione. Allora, intanto che loro decidono. No, vabbè. Vi dico che. Vi ricordo che lunedì prossimo, che è il 4 marzo, saremo ancora qui alle 17 con Eleonora Montagnana, una violinista che fa parte dell'orchestra di Sanremo, e canta, insomma, gira un po' tutto il mondo, fa anche l'attrice, modella, insomma, oggi ognuno si inventa se stesso e in base a tutte le particolarità che ha. E quindi, insomma, ci sarà tanto da scoprire. E quindi tornate qui con noi su Facebook alle 17. Se qualcuno seguisse i concerti Love Sick Duo, noi domani siamo al Mustache qui in centro Bologna. Esatto, alle 21.30 in via Mascarella. Mentre giovedì siamo al De Marche, un aperitivo, raccolta fondi, diciamo. Sarà un concerto, una raccolta fondi per un documentario che gireranno dei ragazzi qui di Bologna che andranno in Marocco. Quindi venite per sostenere appunto questo progetto di questo documentario. E poi domani sera al Mustache. Vengo anch'io. Ora 21.30. Per chi volesse, insomma, vi abbiamo messo il link sulla pagina. Seguite Lost Beginners, mettete mi piace alla pagina Lost Beginners e trovateci su YouTube. Condividete questa diretta e abbiamo fatto tutto il pacchetto. Un sacco di robe da fare. E domani sera ci vediamo lì a bere. Oh yeah. Vai, ultimo pezzo. Grazie a tutti di essere stati con noi fino a questo momento. Grazie farebbe... Lost Beginners di essere venuti qui. Di essere venuti. E... grazie a voi per averci invitato. Grazie. Troppo carini. Sapete che voi siete l'eccezione, siete la seconda volta. La prossima volta faremo un altro gruppo. È vero. Il gruppo capitanato a Marco Boi, primo il tuo. Anche oggi. Roberto è già venuta. È vero. Abbondante, bene. Ok, niente, se conoscete qualcuno cui piace la musica surf o la musica comunque hanno suonato i Lost Beginners, magari mandategli un messaggio privato o parlatene a voce, che è molto più bello che condividere e basta. Comunque, grazie ancora e musica. Lost Beginners, let's do it. Beginners!
Marti ha terminato. Terminato.